Bene, dopo una lunga attesa, ricomincia il Trono di Spade con la sua settima stagione. Una premiere che naturalmente deve riavviare le varie storie, ma che comunque ci lascia fin da subito degli spunti abbastanza interessanti. Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre Through the Looking Glass. Sì, mi sono dimenticato di dirlo all'inizio. Dicevo ragazzi, una lunga attesa, ma gli autori sembrano saperlo perché nei primi minuti ci regalano un cioccolatino veramente dolcissimo. Quasi un premio per noi tutti che abbiamo aspettato così tanto questa nuova stagione. Vino avvelenato. Ah, vuoi dire che... Ah, spettacolo. Spettacolo. Grande. Bellissimo. E ora sì che spacchi i culi, eh. Chiedo scusa per la qualità dell'audio, ma quelle riprese le ho fatte con una GoPro Tarocca che ho acquistato durante l'Amazon Prime Day. E se la qualità video, tutto sommato, non è niente male, l'audio, come avrete ben capito, esatto, fa cagare. Ma torniamo ad Aria. Io ho sempre stravisto per questo personaggio e questa scena nella quale sfrutta la faccia di Walder Frey l'ho trovata veramente fantastica. Fantastica. Poi come primissima scena della settima stagione, veramente top. Dall'idea del potenziale distruttivo che ha questa ragazzina apparentemente innocua, anche se mi era già venuto qualche dubbio quando si è messa a citare i fatti delle nozze rosse. Ma comunque, grande Arya, tutto quel bel in di addestramento alla fine sembra essere servito a qualcosa. E quando più avanti nel corso della puntata Arya incontra quel gruppo di soldati e si ferma a mangiare con loro, quello che dicono quei giovani ragazzi mi ha fatto venire un po' in mente tutti i giovani mandati letteralmente al macello durante le due guerre mondiali. Prima attirati ed esaltati e quasi ingannati, oserei dire, con i concetti di nazione, difesa della patria, non vedevano l'ora di partire per il fronte. Poi, messi faccia a faccia con la terrificante vita di guerra, non vedevano l'ora, sognavano di tornare a casa. Appunto, sognavano, perché tornare a casa era praticamente utopico. Passando oltre Arya, i primi minuti pongono molto l'accento anche sui White Walkers. Sono tornati i White Walkers, sì, sono pronti a sbranare tutto, a distruggere tutto, a far soffrire tutti, donne, bambini, uomini, sì! Cosa mi sta succedendo? La lunga attesa mi ha spappolato il cervello, sono andato fuori di testa, cazzo! E in questa premiere in generale i White Walkers sono citati molto spesso e sono convinto che saranno molto più presenti che in passato. Grazie al cazzo, l'inverno è arrivato. Dopo una vita, ma è arrivato. Bellissima quella lunghissima inquadratura con la nube dalla quale emerge piano piano l'esercito dei non morti. E tra di esso chi c'è? Ghiaccio? White Walkers? Cos'è quella nube che si avvicina? Fammi vedere chi è! Madonna mia! Ma no, è gigante, no! No, non ci credo. Che dispiacere, ragazzi. Un tuffo al cuore vederlo dalla parte del nemico, veramente. Il nostro amatissimo gigante. E anche Bran pone l'accento sui White Walkers appena arriva alla barriera. Coso, qui sta arrivando un'armata di non morti per tutti noi e non gliene fregherà un cazzo se voi siete guardiani della notte, se loro sono i Tyrell, se loro sono i Lannister. Moriremo tutti indistintamente, quindi magari cominciamo a fare qualcosa. Chissà Bran quale destino avrà in questa vicenda, ragazzi. Se ne sono lette di ogni genere riguardo a questo personaggio. Ha viaggiato più volte nel passato, influenzandone gli eventi storici? Lui stesso è il Night King? Il cervello ci viene stritolato come una spugna. Saltiamo da uno Stark all'altro ed ecco Jon e Sansa. E che dire ragazzi, i due sono felici e contenti che si siano finalmente riuniti. Eppure la ragazza non sembra voler recitare la parte del fermacarte nelle decisioni politiche e strategiche e militari e cazziamazzi. Ne ha passate troppe per starsene adesso lì in disparte. Vuole assolutamente aver voce in capitolo. E l'infimo Peter Baelish sembra proprio voler approfittare di questa cosa. Come? Non si sa, ma sono sicuro che voglia approfittare di questa cosa. E sono sicuro ci proverà. Ci riuscirà? Probabile, vedremo. Sansa ha le parole di Jon che vuole chiudere un occhio su chi ha combattuto al fianco di Ramsay, ma pur avendo in passato servito sempre con fedeltà gli Stark, afferma nessuna pena per chi tradisce e nessuna ricompensa per chi è sempre stato leale. E la camera inquadra Brienne. Coincidenza?
Non lo so, forse l'hanno inquadrata solo per far vedere che c'era anche lei. Poverina, dopo Star Wars che non se l'è cagata nessuno, ci credeva quel mascherone lì. Un'interpretazione magistrale da Oscar, oserei dire. È giusto o no quello che ha intenzione di fare John? Voi da che parte vi siete schierati? Io dalla parte di John, ma proprio perché so che lui ha visto ciò che sta arrivando. E davanti a tutto ciò non mi sembra il caso di stare a questionare su stronzate come famiglie, castelli, a chi darli da gestire, bla 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 bla. Occorre far fronte comune, se no questi problemi in futuro non ci saranno, perché morti, caput, è tutto finito. Chi pronuncia la sentenza deve anche calare la spada. Citando le parole di Ned Stark, Jon mette a tacere Sansa. Sansa si vede costretta a sottostare al volere di Jon, ma sa di aver ormai maturato una tale esperienza da poter assolvere questi e ben altri più importanti compiti. E per questo parla, non dico con ammirazione, ma comunque con una qualche forma di rispetto di Cersei? Da lei dice: ho imparato moltissimo. E tutto si può dire di Cersei, ragazzi, però passa il tempo, la gente muore. Ma lei è sempre lì, anzi alla fine è salita sul trono, cazzo. La sua camminata su quell'enorme mappa dei sette regni disegnata sul pavimento ci permette di ricordare gli attuali conflitti in corso tra i Lannister e le altre famiglie, con Jaime che ne ha passate troppe per non sapere che è fondamentale avere degli alleati per vincere una guerra, anche se le alleanze, come tutti noi sappiamo, ormai nascono di giorno e muoiono la notte. Esaustiva in questo senso la scena del dialogo tra Euron, Greyjoy, Cersei e Jaime. Euron Greyjoy e la sua flotta di ferro. Il ragazzo rinnega la sua terra, ma per carità di Dio non toccategli la sua flotta. E come nella vita reale, ad esempio pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale, avere una flotta può essere fondamentale per la vittoria finale. E per la vittoria finale, non di una famiglia su un'altra, ma degli uomini sui White Walkers, è fondamentale trovare una soluzione. E questa, ormai si era capito, sarebbe stata trovata da Sam alla cittadella. E così accade tra una pulita di cessi. Vabbè, io penso proprio che sarà lui quello che scoprirà il segreto del... e scodelle piene di ciò che nei cessi ci lasciamo. Sì, non c'è differenza tra... Bello, bello sto montaggio, bello... Merda, cibo, cibo, merda, conato di vomito, vai, vai. Però ragazzi, mi sarebbe piaciuto che questa scoperta avesse avuto un tono, diciamo, un po' più solenne. Invece Sam scopre semplicemente la riserva di vetro di drago così, mentre sta leggendo uno di quei libri trafugati. Non so, magari una scena con lui che si intrufola di notte nella sezione segreta della biblioteca, che ok, è quello che accade, però magari con una musica di suspense e di mistero, con lui che rimane lì dentro, quindi con la paura di essere scoperto, che legge della riserva del vetro di drago, si sorprende. Vabbè, mi dirai, la paura di essere scoperto è nulla dopo aver affrontato un'armata di non morti e White Walkers, quindi cazzo me ne frega di intrufolarmi, di aver paura di intrufolarmi in una biblioteca. Avete ragione, andiamo avanti. Vabbè, comunque, come nella scena di Arya con quel gruppo di soldati, anche qui c'è una scena con un'interessante chiave di lettura extra Trono di Spade. Mi riferisco alla cittadella definita come memoria del mondo, senza la quale gli uomini vivrebbero come cani, passando da un pasto all'altro. E non è forse vero anche questo per il nostro mondo? Quanto è importante la storia, la conservazione del passato, sapere da dove veniamo, in certi casi conoscere il passato per non ripeterlo. Quanto meglio saremmo potuti essere oggi se in passato non ci fossero state quelle enormi e disastrose distruzioni di documenti durante le guerre. Purtroppo molti, troppi, sottovalutano tutto ciò, ma questa, vabbè, è un'altra storia. L'ultima domanda prima di lasciare Sam. Esatto, ma chi è quel tizio nella cella? Che tra l'altro mi ha fatto anche cagare discretamente addosso. Ne abbiamo già avuto abbastanza di vomito e di merda. Porca puttana! E gli autori in questa stagione giocano anche con noi. Sì, perché ok che gli estranei sono al di là della barriera ancora. Ma chi non ha pensato a un possibile loro attacco quando vediamo il mastino Sir Gregor Clegane lì in quel paesaggio nevoso sotto una tormenta? Io sì. Tra l'altro, ragazzi, come caratterizzare un personaggio con una battuta di una singola parola? Perché sei sempre di pessimo umore, Clegane? Esperienza. Ah, magnifico. Anche questa scena con protagonista il mastino andrebbe spulciata per bene, perché anche in questo caso secondo me ci sono alcune chiavi di lettura interessanti. Come quando ci si domanda davanti a quei due cadaveri nella casa se sia utile cercare di capire come sono morti. Ma che importanza ha ormai?
sono destinati a diventare polvere. Una filosofia di vita piuttosto negativa, ma pur sempre una filosofia di vita. Non esiste giustizia divina, se non te saresti morto e quella bambina sarebbe viva. Davvero un bel personaggio il Massino, che secondo me nel corso delle stagioni ha acquisito tante sfumature e ancora secondo me ne ha da far vedere. Gli ultimi minuti della puntata sono invece affidati a Daenerys, che ci regala alcuni momenti a dir poco da pelle d'oca. Voglio farvi notare la pelle d'oca, ragazzi. L'arrivo a Roccia del Drago simboleggia il tanto agognato arrivo di Daenerys a Occidente. Mi veniva da piangere, cazzo, dopo tanta attesa, finalmente ce l'ha fatta ad arrivare a Occidente. Chissà per quante stagioni rimarrà a Roccia del Drago. Ne rimangono due di stagioni, una stagione e mezzo lì. Certo è che adesso, come dice Daenerys, si comincia. Gli autori sembrano volerci dire con questa battuta che questo è l'inizio della fine. Da adesso non si torna indietro. Per cui ragazzi, le premesse di questa stagione secondo me sono gustose. Come detto all'inizio del video, come qualsiasi premiere naturalmente bisogna riavviare tutte le storie. Però come abbiamo visto ci sono stati alcuni spunti interessanti, alcune nuove domande che già si aggiungono ai nuovi quesiti. Che dire, tempo al tempo e vedremo se scopriremo tutto. Chiudo con una menzione speciale per il montaggio che ci mostra la vita di Sam all'interno della cittadella. Non so voi, ma secondo me è un mini omaggio a quell'utente YouTube che aveva fatto tutti quei remix su Breaking Bad, sul Trono di Spade. Secondo me era un omaggio a lui. Comunque ragazzi, a voi questa premiere è piaciuta? Come al solito, sentitevi liberi di lasciarmi un commento qua sotto. Fatemi sapere se queste recensioni fatte così con alcune prese in diretta e poi invece con il resto della recensione qui mi sono piaciute. Non so se riuscirò a fare recensione episodio per episodio, vabbè. Staremo a vedere, vedremo un po', anche perché fa un caldo del signore. E vabbè ragazzi, io vi ringrazio della visione come sempre, vi do appuntamento ai prossimi video. I prossimi video dell'estate penso saranno tutti inerenti al Trono di Spade. E grazie della visione, lo avevo già detto, non lo so. Ciao a tutti! Oggi sono proprio fuori di testa.